Certo che con l'app dei Gormiti io sono super forte, ma questo non c'è bisogno di dirlo, lo sanno tutti. Vai. Sì, sì, sì. Cioè, e poi con Alpha Lord Carrion. Con Alpha Lord Carrion, pensate Johnny. Un po' allora. Come mi sono alfa evoluto. Aspetta. Oh, finalmente iniziamo la ciao, partita. Ciao, Johnny. Ciao, Giada, c'è un po' di tosse? No, io ti ho salutato, non mi hai neanche risalutato. Ciao, Giada, dai, vi stiamo dopo che è iniziata la puntata. Allora, salutiamo i nostri amici. Ciao, ragazzi, bentornati a Gormiti Show. Allora, quindi stai giocando all'app? Adesso prendo. Stai giocando all'app? Sì, Giada, sto giocando all'app. Anch'io sto giocando all'app e ne ho sbloccati tantissimi. Guarda gli ultimi. Come stai giocando all'app? Guarda, ne ho sbloccati tanti. Scorri, per favore. Ma se te ne mancano 4, 5, 6, 7, 10, 20, 45, te ne mancano un sacco. Anche te ne mancano. Non, vero, non ce li hai tutti. Guarda, guarda. Questo? Vabbè, è quello? Io ce l'ho quello, ed è fortissimo. Fa niente, lo scambiamo. No, non lo scambio. Va bene, allora. Ah, facciamo così. Vincerò, vedrai. Va bene. Questa sfida vincerò. Sì, sì. Facciamo così, visto che fai tanto quella che vince. Adesso, tra poco, ti sfido con i collezionabili, ma non della nuova serie. Guarda che vincerò. Non della nuova serie. E quale serie? E tu fai la magia e ti faccio vedere. Adesso sono curioso. Andiamo a vedere. Wow, Johnny, la serie mecha! Sì, Giada, che poi, tra l'altro, nella serie 1 ti eri innamorata di Lord Titano, in questa serie di Lord Electrion. Scusami, mi ricordo. Ma in quella nuova non mi hai ancora detto di chi ti sei innamorata. Meglio tenerlo segreto, allora andiamo avanti. Lo sanno tutti i segreti, che segreti sono. Va bene, allora. Io ho già scelto. Sì, mi sto ricordando quante volte ti ho battuta con la serie mecha. Devo contarle, no, sono tantissime, non ci stanno neanche sulla dita. Raccontare. Non ci stanno scegli, neanche sulla dita di una. Scegli un personaggino. Male. Scelgo il personaggino, anzi un bel personaggio. No. Questa è la tecnica. Tecnica giusta. Non penso proprio. Io questa. Ho già aperto. Che hai trovato? Ho trovato Ultra Lord Helios. Combatti, Gormita, Lord del Vento, Helios. Ok, Giada, adesso ti dico subito che ho trovato io. Dai, sono curiosa, fammi vedere. Allora, ci sta. Lo sai che non amo molto i cattivelli, però devo dire che lui è molto forte, Giada. Ho trovato Omega Xator. Gormiani, arrendetevi oppure sparirete per sempre. Giada, è il bene contro il male. Vedremo chi vincerà. Va bene, allora. Sulla card... Che numero hai trovato? Tu? Tu. L'ho già visto. Io ho trovato il numero 9. Va bene, io mi piace questo numero, perché è alto. E lo so, anche il 7. Che è più basso, però. Pochino. E invece sotto al piede. Cosa hai trovato? No, cosa hai trovato tu? No, cosa hai trovato tu? Te l'ho chiesto prima io. Fa niente. No. Chi ha il numero più alto parla. Non tu. È vero. Vai. Ho trovato il numero 7. Non è vero, fa vedere. Sì, è vero. Fa vedere. È qui. Non mi credi? No. Perché hai perso. Che numero hai trovato? Non te lo dico. I nostri amici vogliono saperlo. Quindi quali amici? Vedi qualche amico. Guarda Ali. Qui quanti ce ne sono. Ho il numero 3. Quindi cosa vuol dire, Johnny? Voglio sentirlo da te. Che 7 più 3 fa 140. Sì, nel tuo mondo, bravo. No, nel tuo mondo. Quindi chi ha vinto? Dillo. Non lo so. Dillo che no, non lo dirò mai. Dillo. Anzi, che voglio sentirlo. No, non lo dirò mai e ti sfido a un'altra sfida. No, perché ho vinto. Ho vinto io e apri. Adesso... No, non possiamo. Rimetti giù. No. Sì. Perché adesso c'è un altro nostro amico che ci sta aspettando per una super sfida. Va bene, andiamo. Ciao Lorenzo! Ciao Gianni e Giada! Ma ciao! Ciao, come stai? Come stai? Bene! Ma sei contento di essere finalmente al nostro Gormiti Show? No. Ma poi hai una collezione grandissima, vedo. Tutti i gormiti vicino a te sono. È vero, guarda quanti ne hai. Ne hai tantissimi. Tra l'altro vedo un titano degli elementi. Sì, è lì in prima fila, l'ho visto anch'io. È in prima fila, proprio come noi. No, il nostro è dietro, è nella fila dietro. Però wow. Ma qual è il tuo preferito? Lord Cheiron.
No, bravissimo. Ma Lord Titano un po' ti piace? O Lord Electrion? Ah, un pochino, no, 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 ho detto visti, no, che detto il cazzo. Un pochino. No, preferisce Lord Carrion. Preferisce Lord Carrion come lo preferisco io. Quindi bravo Lorenzo, bravo. Ma e lì dietro che cos'hai? Anche le cose per la scuola? No, no, già. Sono i giochi. Sono tutti i giochi. Lei pensavo fosse un astuccio. Io pensavo fosse lo zaino, era lontano. No, no, visto lo so, male, perché magari dalla televisione. Ma c'è anche la maschera di Lord Titano, però sì, sbaglio. Quindi ti piace tanto Lord Titano? Sì, anche. Visto? Vabbè. Anche, quindi siamo pari. Ma che pari? Sì. Vabbè, visto che io e Giada già ci stiamo per sfidare, non è il momento di sfidarci tra sappiamo noi. E anzi, vediamo. Ah, ecco che entra lo zaino. Ecco, pure. È entrato lo zaino. Io sapevo che lui ce l'aveva. Era impossibile che non ce l'avesse. Quello è lo zaino che si illumina, Giada, che fa anche le scale. Sì, sì. Ti ricordi? Tra l'altro, noi sappiamo che tu sei qui con noi perché vuoi sfidarci. Infatti vedo che ha già le bustine. A te piace fare le sfide? Sì. Ma di solito, sfidi la mamma, il papà? O con gli amici? Sì. Con chi le fai? Tutti quanti? Con papà e la con mamma. Con papà e il papà. Ma chi è che vince tra di voi solitamente? Io e papà. Ah. Giusto, giusto. Beh, allora ti sei allenato per la sfida di oggi. Hai fatto già tanti allenamenti. Ma chi vuoi sfidare? Chi vuoi sfidare tra noi due? Dai, dai, su, su, su. Che siamo carichi. Scegli tu. Johnny o Giada? Johnny. Johnny, vai con la sfida. Va bene. Allora, mi raccomando, devi riuscire a batterlo. Aspetta che mi alleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma non devi ballare. E non sto non ballando. Non è una sfida di ballo. Devi fare la sfida con le bustine. Ma mica sto ballando. Ha capito male, scusa. Ma non sto ballando. Sì. Mi sto solo riscaldando perché tutti i bambini sanno quanto sono forte con i collezionabili, Giada. Ma lui ha deciso di sfidarti per batterti. Allora, facciamo così. Tu sarai l'arbitro, okay, di questa mega pronta partita, va bene? Pigliami la bustina! Pigliami la Johnny! Sì? Bravo! Vedi, allora, è bello carico. Va bene, io sono pronto. Questa è la bustina. Giada, questa è quella perdente. No, non è perdente, vai. Lo sanno tutti? Vai. Tu ce l'hai? Allora, cosa allora, dobbiamo fare? Sei pronto? Prendi una bustina, al mio via dovete aprirla e far vedere che gormita avete trovato. Capito? Va bene. La fate vedere così e dite il nome. Pronti? E poi iniziamo a leggere tre, i numeri. 3, 2, 1. Via, apritele! Vediamo un po'. Guarda, lui l'ha già aperto, è stato velocissimo. Su questo si è già battuto. Vediamo. Allora, mi piace. Io sono contento perché Lord Carrion! Ma mi sa che qua ha più punti già lui. Ma il mio preferito, tu Lord Carrion. Che trovate? Allora, io ho un indizio. Fa parte del popolo del magma. Ok. Ed è il cagnolino, il leoncino di Riff. Il cagnolino? Il cagnolino, leoncino. Io ho trovato Piron. Allora, adesso vediamo. Nella card, che numero hai, Lorenzo? 9. Ecco. Il numero 9, Johnny, mi sa che... Giada, io te l'avevo detto che questa... Ti ha già battuto, non è colpa mia adesso. Era quella perdente. Non è colpa mia, è lui che è forte. Lui si è allenato, tu invece no. Io sulla card ho trovato... In che numero? Non lo so. Non abbiamo capito, nessuno... Hai capito, Lorenzo, per caso, il numero che ha detto? No. Vedi, non l'abbiamo... No, nessuno ne ha capito. Dillo più... Ho trovato il numero, poi quello là è, non è che ce ne sono altri. non abbiamo capito lo stesso, fai vedere dai, perché non ci crediamo. Il numero 7. Ah, ecco, ma... cioè, certo. Accetta la sconfitta, no. Sotto al piede invece, no, che numero no, hai? Non accetto la sconfitta. Ho il numero 9. 9, tu Johnny? Meglio che neanche guardi forse, perché hai proprio perso. Che numero hai? Vediamo. Non c'è scritto. Non è possibile che non ci sia scritto. Mi spiace, dobbiamo rifare la sfida. No, non c'è scritto. Non è possibile. Guarda. C'è. Guarda. Aspetta, fermo. Guarda. Fa il birbante, aspetta un secondo. Vediamo. Bassissimo. Diglielo. No. Diglielo. No. Gianni, devi dirglielo. Devi dirgli che ha vinto. Ai, hai perso. Ai. Vabbè, sei stato fortunato. Ho trovato il numero 4.
Quindi hai vinto, Lorenzo! Sei riuscito a batterlo finalmente. Va bene, vedi? Bravo, Lorenzo. Non sei così tanto forte. Intanto come lui mi ha battuto e tu, da quando facciamo il Gourmet Show, non mi hai battuto manco una non volta. Non è vero, alcune volte ti ho battuto. Una. Alcune, apriamo un'altra. Paio. Sì. Sì, ne apriamo un altro perché ora sono super carico. Dai, veloce Giada, facciamola velocissima. Vai, vediamo la rivincita. Vai, se lo strazzi ancora di più. Forza. Vai. 3, 2, 1, via, apritele. Oh. Ha, ha, ha. Adesso sì che vinco. Adesso sì che vinco. Che trovato. Fai vedere intanto che lui apre. Fai vedere che cosa hai trovato. Io carissimo amico il mio Lorenzo. Il Vanok. Perché io ho trovato Lord Carrion. Ma mi siete dati il cambio. Uno vince uno. Uno Però magari lui vince lo stesso. Ok. Che ne sai? Sotto il piede, anzi sotto il quadratino del drone. No, la card prima. Giusto. Sulla card che numero hai? 6. Devi batterlo lo stesso. Tu ti ricordi che numero avevi prima sulla card di Lord Carrion? 9. Lo vedi? Questo è il numero 9. E adesso vediamo, sotto il piede. Siamo che numero? Non c'ha il piede, il drone. Il drone. Ah, giusto, il lato. Già dai, drone che non hanno i piedi. Il lato, sì. Il lato. Nel lato, che numero hai? 1. Quindi sei più 1? 6 o 7, aveva detto? 7. 7 più 1 fa? 6. Ah, lui aveva già fatto il totale. Ok, 6 più 1 era fatto la carta. 6 il piede e 1 la carta. Lui aveva già fatto il totale. Ok, tu ti ricordi per caso, ma così per caso, che numero avevi sotto il piede di Lord Carrion 5 minuti fa? 9. È il numero 9? Leggilo. È il numero 1. Ma che è impossibile. Io tifo per lui, per quello. Ho capito. Però un lord non ha il numero 1 sotto. Lo so. Va bene, allora, facciamo così. Io il numero 9. Però okay. Siete pari. Siamo pari, dai. Siamo è giusto pari. Così, Lorenzo. Una volta hai vinto tu, una volta ho vinto io. Mi sembra veramente sì, giusto. Sì, dai. Ma magari la prossima volta fate un'altra sfida e vediamo. La prossima chi volta vince. Ti aspettiamo e ti sfido con 457 bustine. Tutto il giorno ad aprire le bustine. Va bene, io farò. Allora, l'arbitro. Noi ti dobbiamo salutare. Siamo stati contentissimi di averti conosciuto. Però. E aspetta, prima di salutarci, vuoi dirci qualcosa? Anch'io. Anche tu sei contentissimo. Oh, mi fa molto piacere. Ciao. Vai, vuoi salutare qualche tuo amico? Saluto tutti i miei amici. Ok, giusto. Va bene, allora, così saranno felicissimi. Noi salutiamo in questo modo perché lo sai che virtualmente non ci si può abbracciare. Purtroppo questo è un periodo un po' così. Però noi lo facciamo in questo modo. Quindi apriamo forte, grande, grande le braccia e stringiamo forte, forte, forte. Così ci siamo abbracciati. Ok. Ciao. Ciao piccolo, ciao. Grazie. Ciao, sei super forte. Ciao. Beh, come avete visto, stare insieme è molto divertente. E noi siamo davvero felici di potervi conoscere. E partecipare è molto semplice, basta andare sul sito gourmetishow.com e lì ci sono tutte le istruzioni. Esatto, vi aspettiamo in super tantissimi. Ma Johnny, adesso è arrivato un altro momento. Sì, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Allora. Oggi ci sono arrivati due disegni. Esatto, da parte di Matilde e Marco. Okay. Sono un fratellino e una sorellina. Vai, leggi Giada, leggi. Allora, ci scrivono, ciao Johnny e Giada, siamo Marco e Matilde, due grandissimi fan dei Gormiti e del Gormiti. Gourmet Show. Ecco a voi i nostri disegni. Marco ha disegnato il suo Solark preferito, Antium, e io il mio Lord preferito, Eklos. Vi mandiamo un gorma abbraccio fortissimo e vi vogliamo un mondo di bene. Il nostro più grande desiderio è venire al Gourmet Show e condividere la nostra creatività con voi. Che carini che siete, grazie. Anche noi sì. Vi vogliamo bene, vi mandiamo un super gorma abbraccio. Un bacione grandissimo. Ma hai visto che bravi che sono stati? Sì, e tra l'altro lei ha disegnato Eklos e lui Antium, quindi un cattivello, un buono, bravo. Bravi, bravi, i disegni mi piacciono molto.
Bravissimo, bravissimo anche Marco, che ovviamente è più piccolino, si vede anche dal disegno. Sì, però è stato bravo molto. Super gormitico, molto grazie, grazie. Continuate a inviarci i vostri disegni, le vostre dediche, tutto quanto. Sì, perché a noi piace tantissimo leggere le vostre dediche, però, vedere tutti i disegni. Ma dove devono mandarlo già, non lo sanno? A gormitishow.com. Gormitishow.com. Sì, okay. Così potete partecipare anche voi in puntata. Virtualmente, esatto. Giada, è finita la puntata. Eh sì, e mi raccomando, voi continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Stare sempre insieme, aggiornati insieme. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like, condividete il video e un saluto da Gianni e Giada. E Giada, ciao.